Ovviamente nessuno si aspettava che la commissione straordinaria in poche settimane trasformasse un tendone in una struttura scolastica perfettamente funzionante. Come era logico, si è potuto solo ovviare i problemi dovuti alle infiltrazioni d'acqua a seguito dei forti temporali, esattamente come accaduto a ottobre, all'inizio dell'anno scolastico, con l'amministrazione poi sciolta. Alla ripresa dell'attività didattica in presenza, la tendostruttura ha riproposto i problemi di sempre. Bambini intirizziti all'inizio delle lezioni, costretti a tenere cappotti e giubbini, guanti e sciarpe. Poi termoconvettori sparati a manetta per riscaldare l'ambiente e conseguente repentino cambio di temperatura. L'ideale per ammalarsi. Quando in tempo di pandemia ammalarsi proprio non si può. Ora c'è da aspettarsi la strumentalizzazione dei tifosi prezzolati, degli sciolti, ipocriti che magari accuseranno i commissari per i disastri fatti dai loro leader. La verità, invece, è sotto gli occhi di tutti. Ed è sotto gli occhi di tutti da 4 anni, nascosta solo a chi non l'ha voluta vedere. Una realtà che non poteva mutare con l'arrivo della commissione a seguito dello scioglimento per mafia dell'amministrazione Aufiero. Amministrazione Aufiero, il nome è questo, amministrazione Aufiero. E sono due le amministrazioni Aufiero che hanno la responsabilità di aver portato i bambini dentro una struttura mai all'altezza della funzione chiamata a svolgere. Una inadeguatezza messa nero su bianco, prima dalla commissione d'accesso antimafia e poi dalla commissione straordinaria. Oggi è capitato che alcuni genitori hanno deciso di andare a prendere i propri figli a scuola subito dopo l'inizio delle lezioni. Poi è accaduto nei giorni scorsi che qualche supplente arrivato a Pratolo a lunedì si è chiesto come mai il pavimento sia obliquo e disconnesso e i pannelli del soffitto instabili. È il prezzo che i bambini, i nostri bambini, devono pagare all'affarismo degli anni scorsi, la tassa dovuta all'incapacità, se vogliamo nobilitarli, di amministratori che, paroli della relazione del prefetto, hanno anteposto agli interessi della comunità quelli di sodalizi criminali. Ma i fatti continuano a dare ragione a quei genitori che fin dall'installazione della struttura avevano denunciato l'inidoneità per le attività scolastiche, ma né i sindaci, né la preside, né il provveditore hanno ritenuto di intervenire. Genitori accusati di agire per politica, per partito preso. Ma dov'è oggi la preside? Dove sono i più stretti collaboratori della preside? Oggi i colpevoli hanno nome e cognome, ma non sono quelli dei commissari, ai quali invece deve andare l'apprezzamento per l'impegno che stanno profondendo anche per dare una sistemazione quanto più dignitosa possibile agli alunni della scuola elementare. Sono ancora molte le tasse che il nostro paese dovrà pagare alla scelleratagine degli amministratori sciolti. Amministratori sciolti che, da vigliacchi quali sono, se ne stanno in silenzio, non parlano, non si assumono le loro responsabilità. Invece mandano avanti i tifosi più scemi o quelli che non hanno mai avuto vergogna e dignità. Anche questo dobbiamo subire, oltre all'offesa di essere finite sulle prime pagine dei giornali.